Questa è la Top Athletic Atmos, rappresenta una scarpa super ammortizzata dell'azienda americana per una corsa naturale, ma sul cuscino. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 280 grammi, 237 in quella femminile, drop 5, 38 mm nel tallone, se avete capito bene, 33 mm nell'avampiede, scarpa con una struttura geometrica a barchetta che comunque vi consente di proiettarvi in avanti anche grazie al drop relativamente basso, scarpa che nei giorni scorsi abbiamo provato con Davide, che l'ha definita minimalista, in realtà è una massima ammortizzazione e quindi può essere utilizzata da tutti i podistamatori che cercassero una corsa un po' più naturale, ma al tempo stesso volessero una protezione davvero eccezionale. Full disclosure, questa scarpa ci è stata fornita da Top Athletics per effettuare la recensione, ci abbiamo corso oltre 150 km, ho però lasciato a Davide il compito davvero eccezionale di realizzare la recensione. Sentiamo cosa ci racconta, sapendo comunque che una delle cose che mi sono piaciute è lo spazio nell'avampiede e in effetti suggerisco lo stesso numero. Ecco comunque Davide che ce la spiega. Queste Topo mi sono piaciute molto, non pensavo. Le ho trovate un'ottima scarpa, sicuramente adatta a chi magari si vuole inserire nel mondo delle scarpe minimaliste senza passare aggressivamente a modelli già con zero drop. L'ho trovata molto comoda e molto protettiva sia su asfalto che su sterrato. L'ho trovata molto molto morbida, sia davanti la mescola è molto molto protettiva e anche dietro la parte più azzurra secondo me è leggermente più duretta e ti garantisce molta, molta stabilità. La tomaia è molto leggera, traspirante e comoda, molto spaziosa nella parte dell'avampiede come in tutte le scarpe in casa Topo, che garantisce molta flessibilità e rilassatezza di tutta la zona davanti del piede e spaziosa per non stressare il piede e lasciar libero tutte le dita. Come allacciatura l'ho trovata molto aderente al piede, che è anche molto protettiva e nella parte più alta è leggermente più imbottita. Non mi sono piaciuti molto i lacci perché quando tiravo poi si rilasciavano e quindi non riuscivo a allacciare il piede come la scarpa come volevo e rimaneva sempre un po' più larga. Anche il nodo, essendo un po' spessi e non si tirano tanto, rimaneva abbastanza spesso e non sentivo molto il piede ben chiuso dentro. Però per il resto l'ho trovata molto, molto comoda da quel punto di vista lì, soprattutto per la linguetta molto morbida. Tra l'altro sarebbe elettrico se vi iscriveste al canale per non perdervi ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Io nei prossimi giorni sicuramente riprenderò a correre, speriamo di farlo velocemente, santo compens. A livello di intersuola, secondo me è la parte migliore di questa scarpa. È molto morbida, ma allo stesso tempo comunque conferisce molta reattività e stabilità allo stesso tempo. Ce n'è tanto di materiale, quindi sicuramente è una scarpa anche per chi pesa tanto, sopra gli 80 kg, e anche per chi comunque si vuole inserire in questo mondo delle scarpe minimaliste. La doppia mescola l'ho sentita leggermente più dura, la parte azzurrina, e questo mi ha permesso anche su sterrato di non avere problemi di instabilità. Mentre davanti, comunque, essendoci tanto materiale, anche tutta la parte delle dita e la zona metatarsale rimaneva molto confortevole, senza problemi di tanta durezza davanti. A livello di conchiglia è abbastanza rigida, infatti fa fatica a piegarsi, però non è tanto imbottita, è abbastanza liscia dietro, quindi non ci dovrebbero essere problemi di sfregamento, o almeno io non ne ho avuti. Flessibilità è comunque una scarpa rigida, non rigidissima ovvio, sicuramente meno flessibile delle altre scarpe minimaliste, però appunto essendo una scarpa di una via di mezzo è sicuramente un buon compromesso per iniziare. Il battistrada su asfalto comunque lo sentivo che aderiva perfettamente al terreno, anche nei cambi di direzione non ho avuto nessun problema di stabilità.
su sterrato, essendo comunque abbastanza liscio come battistrada, secondo me ha avuto un po' di problemi di trazione, ma comunque nel complesso ha tenuto perfettamente. Probabilmente se lo usate tanto su sterrato con i sassolini e tutto, la zona centrale mediale dell'intersuola con la mescola in vista si usura un po' di più, però per il fatto che comunque di intersuola ce n'è tanta e il battistrada comunque è abbastanza durevole e migliorato rispetto ai modelli precedenti, 700-800 km si fanno senza problemi. Livello di soletta è la classica in casa topo, comunque abbastanza morbida, che comunque va a migliorare la morbidezza della scarpa. È estraibile, quindi se volete inserire dei plantari personalizzati non c'è nessun problema. Non li consiglio perché comunque è già una scarpa abbastanza alta, magari se aggiungete dei plantari vi può creare dei problemi di instabilità, però comunque la scarpa in sé è abbastanza stabile, la consiglio anche per leggeri pronatori perché comunque conferisce ottima stabilità. Questa scarpa la raccomando a chi si vuole inserire nel mondo delle scarpe minimaliste senza essere già subito aggressivo all'inizio, e la consiglio un po' per tutti quei tipi di runner che vogliono comunque una scarpa protettiva ma che faccia lavorare bene il piede, anche per chi comunque pesa tanto, ma allo stesso tempo anche per i runner più evoluti, per avere comunque una scarpa da inserire nella propria rotazione che permetta di dare rinforzo al piede ma allo stesso tempo avere comunque un ottimo comfort su tutti i tipi di terreno. A livello di ritmi ho provato a spingerla anche sui 3,30 e l'ho trovata comunque molto reattiva, quindi se volete fare qualche variazione, degli allunghi o qualche ripetuta non troppo intensa, è sicuramente un'ottima scarpa, però comunque la consiglierei più per i lenti, anche magari per i lenti un po' più lunghi, non proprio lunghissimi, però quell'ora, l'ora e 20 di lento, secondo me può anche andare bene. A livello di ritmi starei quindi dai 4 in su, sicuramente, o per gli atleti un po' più evoluti, se vogliono fare delle variazioni appena sotto i 4. A livello di distanza, sì, appunto, non la userei per i lunghissimi, però per dei lenti un po' più lunghi possono andare bene, perché comunque di materiale ce n'è tanto e garantisce un'ottima protezione. Punti negativi, come detto prima, ce n'è solo uno, secondo me è un po' la parte dell'allacciatura, che non sono riuscito a posizionare bene i lacci, la linguetta, e non riuscivo bene a allacciare il piede. E forse se proprio dobbiamo trovare un'altra nota negativa è un po' il prezzo, secondo me è un po' troppo elevato per una scarpa da lento, però sicuramente con l'uscita di nuovi modelli il prezzo si abbasserà. E ovviamente io consiglio sempre di prendere i modelli precedenti, soprattutto per chi comunque lo fa come hobby, non lo fa come lavoro, e quindi non ha bisogno di spendere grandi soldi per un paio di scarpe. La durata di questa scarpa secondo me si aggira intorno agli 800 km, ovvio se pesate un po' meno si può fare qualche chilometro in più, se pesate over 80 magari qualche chilometro in meno, però comunque mediamente secondo me con un tanto intersuola così 800 km si fanno senza problemi. Conclusione, io scelgo questa qua, la Atmos e non le Magnifly, perché appunto è una via di mezzo tra le scarpe comunque con drop alto e le scarpe con drop basso, quindi per iniziare a entrare in questo mondo secondo me è un'ottima opzione. Scrivete qua sotto quali altre scarpe volete che recensiamo per voi noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! In conclusione, ritengo che questa scarpa possa essere utilizzata dal podistamatore che cercasse un appoggio naturale ma al tempo stesso volesse un contatto al terreno mediato da una quantità di gomma assolutamente importante, una scarpa che ci è piaciuta particolarmente e consente all'azienda americana di entrare in un segmento che prima assolutamente non toccava. Voi nel frattempo, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, nei prossimi giorni, sicuramente ulteriore recensione. Ciao!